Gianfranco Marocchi, co-direttore della Biennale di prossimità. Gianfranco, è la seconda edizione della Biennale, abbiamo un programma molto intenso di eventi. Che cosa è stato confermato dalla prima Biennale e che cosa abbiamo di nuovo? Abbiamo come conferma il fatto che la prossimità sta esplodendo. I casi in cui i cittadini si riuniscono per qualcosa che interessa, che è un interesse comune, quindi può essere abitare insieme un orto urbano, un edificio che è da riqualificare, un giardino da rimettere in sesto sotto casa e così via, è una cosa che si sta diffondendo. Noi 3-4 anni fa lo avevamo intuito, adesso lo vediamo quotidianamente. C'è anche tanta voglia degli operatori di confrontarsi. E questo è un po' forse la novità del formato di questa biennale. E cioè, noi abbiamo fatto una piccola forzatura, abbiamo chiesto alla gente di non venire a presentare se stesso, se no ciascuno veniva con i propri video, le proprie slide, la propria preparazione, presentazione pronta e nessuno aveva voglia di ascoltare quella degli altri. Invece abbiamo creato dei contesti in cui ciascuno fosse forzato a entrare in relazione con l'altro. Adesso poi ci faremo dire dai partecipanti cosa gli è sembrato, ma mi sembra veramente che stia nascendo un confronto molto ricco. Prossimità e immigrazione. Ho visto nel programma tanto riguardo il tema dell'immigrazione, ma cosa c'entra la prossimità con l'immigrazione? Noi spesso parliamo di accoglienza, che sicuramente è un tema importantissimo, ma accoglienza è ancora molto asimmetrico, qualcuno che accoglie e qualcuno che viene accolto. A noi piacerebbe che le comunità iniziassero a ragionare, in senso pattizio, cosa ciascuno di noi può fare per costruire una società coesa, integrata. Qualcosa lo può fare sicuramente la cooperazione, il volontariato, le amministrazioni locali, le imprese e così via, e qualcosa lo possono fare i migranti. Dobbiamo definire un nuovo patto tra tutti per un obiettivo comune, condiviso, di una società in cui ciascuno riesca a viverci bene. Ti faccio un'ultima domanda riguardo alla cooperativa sociale La Formica. La Formica era presente anche 2 anni fa, è una contaminazione che è già attiva da anni, ma qual è stato il contributo della cooperativa? Quest'anno poi bisogna dire che abbiamo anche il consorzio sociale romagnolo, Riminese, che è stato portato qui alla Biennale. Ma in idee in rete, la Formica, beh, innanzitutto dico una cosa da nulla, esprime il suo presidente nella persona di Pietro Borghini, a cui sono molto grato per avermi tolto circa un anno fa l'incombenza di fare il presidente di idee in rete. Ma a parte questo, io penso che la Formica, come molti altri soci, sta portando la cosa che è più importante, che è la sua esperienza, la sua disponibilità, la collaborazione. Il nostro sistema di consorzio, ma penso più in generale la cooperazione, vive se le persone sono disponibili a scambiare. È la stessa scommessa che abbiamo fatto qui in Biennale. La Formica è sicuramente una cooperativa che su più fronti ha scelto di camminare insieme ad altri, che oltre a Pietro esprime ad esempio una persona che sta lavorando insieme a me sulla parte della comunicazione e che è presente comunque nei vari momenti in cui ci vi è possibilità di scambiare con altri. Questo è quello che può alimentare la cooperazione nel nostro mondo. Perfetto, grazie Gianfranco.